Adesso mi faccio un bel frullatone, un po' di questo, un po' di questo, un po' di questo, un po' di questo, un po' di questo e un po' di questo. Verrà buonissimo. Frulliamo e verrà buonissimo! Ciao a tutti amici, prosegue la mia serie di ricette per volersi bene. Sono tutte semplici, facili, veloci e risolutive, perché siamo sempre tutti di corsa e vogliamo ottenere massimi risultati nei minimi tempi. Almeno io in cucina cerco di fare così. A chi lo dici, guarda, a chi lo dici? Leggendo i commenti delle altre video ricette che ho pubblicato ultimamente, ho visto che stanno dando grossi risultati. Nemmeno io me li aspettavo. Chi ha perso 20 kg, chi 10, chi 7, chi 5. Andate a leggere i commenti. Insomma, migliorare il proprio stile di vita e mangiare con più coscienza cambia la vita in meglio, in tutti i sensi. Oggi voglio farvi vedere la mia ricetta per fare un super frullatone dimagrante. Vuoi dire che lo beviamo e ci scioglie i grassi e li porta via? Ma no, non esiste. Attenzione, non sto parlando di un liquido che contiene strane sostanze che quando le bevete si mangiano i grassi. Sto parlando di una ricetta sana che attiva il metabolismo e aiuta a dimagrire se inserita in una dieta sana, completa di un po' di tutto e condita con tanto movimento quotidiano, come dico sempre. Ora vi faccio vedere come preparo il mio frullato dimagrante preferito. E poi sì, oggi voglio darvi di più. Vi svelerò un altro mio segreto per dimagrire mangiando con tanta soddisfazione e senza mettervi a dieta. E allora mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ma torniamo al super frullato. Come ho già spiegato, ogni ricetta va costruita con la giusta logica in base a quello che vogliamo ottenere, altrimenti sarà soltanto un disastro. Se volete che sia un frullato attiva metabolismo, deve contenere solo ingredienti attiva metabolismo e non altri. Ah beh, non fa una piega. Ecco i miei ingredienti di oggi: una ciotola di spinaci verdi freschi, una ciotola di ananas già tagliato a pezzettini, una mela tagliata, mezzo avocado, crusca di avena di cui ne userò un cucchiaio, dello zenzero fresco grattugiato e un cucchiaino di curcuma. È un super cibo antiossidante e aiuta a dare un bel colore vivace. Ma non lo dolcifichi proprio niente, niente? No, io mi sono disintossicata dallo zucchero e non mi interessa più. Anzi, in un prossimo video vi spiegherò come ho fatto, così potete farlo anche voi, perché è una libertà incredibile. Ecco qua, adesso tutto nel frullatore. Io comincio dall'ananas, lo metto nella base del frullatore perché dà comunque buona parte liquida. Poi gli spinaci, la mela perché dà comunque un po' di dolce naturale e poi è ricca di pectina, un po' addensa, aggiunge la sua fibra così sana. Crusca di avena, il nostro cucchiaio amico dell'intestino. Io cerco nella mia giornata di mettere sempre un po' di crusca d'avena da una parte o dall'altra. La curcuma in polvere, un bel cucchiaino antiossidante e colorante e un cucchiaino di zenzero grattugiato. Aggiungo l'avocado. Io adoro l'avocado. Tutte le salse, le forme. Nel frattempo, mentre mettevo gli ingredienti nel frullatore, ha finito di infondersi la mia tisana di zenzero. Se serve, eccola qua. Adesso frulliamo tutto. È un po' denso, quindi aggiungo un po' della mia tisanina di zenzero. Ha un profumo delizioso, ananas, zenzero, spinaci, mela, stupendo. È buonissimo, è fresco, delizioso, cremoso, senti che ti nutre, che come lo bevi nutre le tue cellule, ti dà una scarica di energia e non ingrassa, anzi,
mangi questo, bevi questo e dimagrisci. Ci sono 7 segreti per fare dei deliziosi frullati freschissimi e dimagranti. Ve li voglio spiegare tutti e li trovate in un video approfondimento linkato in descrizione qui sotto. Io ne bevo 2 bicchieri come pasto dimagrante, oppure uno a metà mattina e uno a metà pomeriggio come spuntino bruciagrassi. I frullati possono essere utilizzati in tutti i tipi di alimentazione, soprattutto in quelle dimagranti e disintossicanti. Mi hai fatto proprio venire voglia di berlo. Me lo faresti assaggiare? Se proprio devo, va bene. Un bicchiere a te, ma uno anche a me. Cin! Cin cin! È buonissimo. Buonissimo! Bevilo piano, lentamente, un sorsino alla volta e a temperatura ambiente, mi raccomando. Non lo finisco subito perché voglio aspettare il segreto finale che ci avevi promesso. Certo, ma prima iscrivetevi al canale, è facile, basta un click così e attivate la campanella delle notifiche e condividete questo video con i vostri amici e le vostre amiche e sui vostri social. E ora il mio utilissimo segreto per voi è questo: quando volete perdere peso, concentratevi non sugli alimenti da eliminare, ma sugli alimenti da introdurre. E con queste nuove, gustose e sane abitudini che danno tanta soddisfazione, vi verrà spontaneo sostituire le cattive abitudini, come sta succedendo a tanti di voi che mi scrivete nei commenti. Bene, noi ci vediamo al prossimo video, naturalmente. Ciao!